ho sentito il bisogno di cercare, quindi poi ho cercato tra i documenti dell'adozione e ho trovato il nome e cognome della mia mamma biologica. Benvenuti nella nona puntata della seconda stagione di Umano, un podcast che parla di persone che hanno realizzato il lavoro dei propri sogni, oppure inventato il lavoro dei propri sogni, oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno inventato qualcosa di straordinario. Vi ricordo che se ci state guardando su YouTube potete anche iscrivervi a questo canale, se invece ci state ascoltando da Spotify continuate a farlo. Abbiamo scoperto che c'è un tasto Segui anche lì, quindi se volete seguirci anche su Spotify, potete farlo assolutamente. Questa sera ai nostri microfoni abbiamo una persona che non ha un lavoro particolare, ma accanto al suo lavoro, appunto apparentemente normale, ha creato qualcosa di straordinario. Lasciamo a lei di raccontarci cosa ha creato. Abbiamo i nostri microfoni stasera, Sandra Bertolazzi. Ciao Sandra, come stai? Ciao, grazie. Tutto bene, Grazie a te. grazie per l'ospitalità. Grazie a te di essere venuta, anzi è un Grazie, piacere averti qui. mille. Niente. E tra l'altro ti vediamo con tra le mani un libro, e quindi spiegaci cosa è successo, cosa hai combinato. Allora, mi presento, vabbè, sono Certo. Sandra e sono originaria della Colombia, sono stata adottata quando ero piccola, a 7 anni, abitavo in un piccolo paese nell'Amazzonia colombiana e sono stata abbandonata dalla mia mamma biologica. E ho qui questo libro perché nel 2019 ho ritrovato la mia mamma biologica e volevo appunto, grazie a questo libro, raccontare tutte le mie esperienze vissute da piccola. Sono stata abbandonata da sconosciuti e quindi poi da lì è nato tutto un percorso, diciamo, fatto di violenze fisiche e psicologiche che un bambino non dovrebbe mai subire. Fortunatamente io poi sono stata adottata da una bellissima famiglia bergamasca che mi ha aiutato, mi ha supportato, mi ha aiutato mi ha dato, diciamo, come si può spiegare? Mi è stata vicina durante la mia crescita perché comunque quello che ho vissuto da piccola è stato abbastanza duro. Ok, ha fatto quello che fanno Tutti i proprio le genitori, famiglie, diciamo tutte le... così. E Esatto. ma io volevo chiederti una cosa, quindi sei arrivata qui a 7 anni, quindi è un sacco di tempo che sei in Italia, giusto? Sì, sono Ok. arrivata all'età di 7 anni. E niente, poi adesso io ho 2 figli, Esatto, quella era proprio la mia ho domanda, due, cosa fai sì, adesso nella esatto. vita? Sono una mamma, ho 2 figli, uno di 17 e l'altro di 8, lavoro in un locale del mio paese e ho deciso appunto, poi così per caso, dopo aver ritrovato la mia famiglia biologica tramite social, e tramite conoscenze ho conosciuto appunto Mattia, che è l'altro ragazzo che ha scritto il libro con me, che mi ha aiutato in questo percorso nella stesura del libro. Ok, adesso volevo chiederti se Sì? potevamo fare un passo indietro. Sì. In realtà, perché noi abbiamo, appunto, ci hai raccontato tutta la storia, ma a un certo punto, quindi tu sei in Italia e avevi, tra l'altro, immagino, ci hai detto che appunto i tuoi bimbi, ormai i bimbi, sono grandi, Esatto. quindi a un certo punto, attraverso i social, quindi è una buona funzione che Sì. Esatto. fanno i social per fortuna, sei riuscita a ritrovare i tuoi genitori. Ma in quel momento lì, cioè come fu, nel senso come è andata la cosa? Tu, tra l'altro, tu li stavi cercando? Allora, inizialmente io non volevo saperne della mia famiglia biologica e soprattutto di mia madre, perché comunque mi ha lasciato davanti alla casa di sconosciuti e davanti a questa grande porta verde. E da qui il nome, la La porta Porta Verde, che è verde, il nome del il libro, nome il del titolo del libro. libro. E da qui è nato tutto, tutte le Ok. mie esperienze negative all'interno di questa famiglia. E poi crescendo, appunto sono diventata madre per la seconda volta, ho sentito il bisogno di cercare. Quindi poi ho cercato tra i documenti dell'adozione e ho trovato il nome e cognome della mia mamma biologica.
Ah, ok, E perché tra quindi... l'altro cioè, questa cosa è scritta sempre nei documenti, Nei cioè, è una cosa che è scritta documenti, nei documenti. Ok, sì, io c'era... non sono, non so Perché, nulla di questo perché mondo. lei si è presentata alla porta di questa signora, ha Ok. dato il suo nominativo e mi ha lasciato lì. Poi Ok. non si è più fatta vedere. E sul, questa donna che mi ha accolto a casa sua, poi ha dato tutti i nominativi alle assistenti Okay, sociali, quando poi quando poi, sono esatto. state poi le pratiche Sì. dell'adozione invece della famiglia italiana. Quindi poi nel 2019 ho deciso di cercare la mia mamma biologica tramite i social, mi sono iscritta a vari gruppi dove c'erano varie ricerche, gruppi dove ragazzi cercavano le famiglie biologiche in Colombia e questo annuncio è stato visualizzato e condiviso da moltissime persone, tra cui una giornalista locale dove abitavo io. E che ha deciso di scrivere, mi ha contattato e ha deciso di scrivere il mio articolo, il mio annuncio sul giornale locale colombiano. Ok, io tra l'altro non. Cioè, ci sono proprio dei gruppi di ricerca Sì, che si di. chiamano Cerco la mia famiglia biologica in Ok. Colombia, scritto in spagnolo. E E poi a un certo quindi punto hai trovato il nominativo. E da lì cos'è successo? Nel senso, è cosa. successo che poi questo annuncio sul giornale locale colombiano è stato letto da una ragazza che l'ha fatto vedere a sua madre e poi ha scoperto che la bambina che stavano cercando ero io. Ok. E quindi da lì è nato tutto, poi ci siamo messi in contatto. Questa ragazza è andata dalla mamma, cioè da sua madre, Ok. che in teoria è la mia mamma biologica, e le ha detto: tu per caso avevi una figlia di nome Sandra Veronica che hai abbandonato? E lei ha detto sì, Deve l'ho essere stato abbandonato. difficilissimo anche Lei, sia per la figlia che poi anche esatto, per la mamma, cioè perché scoprire questa cosa. scoprire che aveva Sì, che appunto era un'altra successa tutta sorella. questa storia, ok. E in realtà poi ho scoperto che siamo stati abbandonati tutti. Ma poi qui c'è una storia dietro che poi racconto nel libro, perché poi io ovviamente sono andata in Colombia e volevo incontrare questa donna, volevo fare il test del DNA, l'ho incontrata e sapevo già che era lei perché comunque la prima volta che l'ho incontrata in videochiamata, le ho fatto delle domande Ok. mirate sul mio abbandono Ok, quello che ti e ricordavi. esatto, e Ok. quindi lei mi ha confermato Ok. tutto. E invece a un certo punto, quindi dopo questo viaggio, dopo Sì? questo rincontro, decidi di scrivere un libro. Ma Sì? come mai, cioè, come mai questa scelta? Nel senso, io non so se, tra l'altro tu sei vicina al mondo dei libri, sei una lettrice, sei oppure appassionata di Beh, scrittura? allora, io devo dire la verità, per me è la prima volta che Ok. non sono una scrittrice. Mi sono fatta aiutare da Mattia Roncelli, che purtroppo non poteva essere qui, ma è stato lui, cioè considero lui lo scrittore perché è il suo secondo libro e poi mi ha Ti ha aiutato aiutato lui molto, nella sì, nella stesura del stesura, libro. esatto, io ho Ok. raccontato la storia, l'ho scritto, poi abbiamo scritto questo libro a quattro mani. Ok, e come mai la volontà invece di scrivere un libro piuttosto che invece, che ne so, io vengo e nasco nel mondo dei video, quindi magari io avrei fatto un video, momenti, oppure avrei, che ne so, l'avrei raccontato magari in un altro modo, come mai proprio la forma del Allora, in libro? realtà io non volevo scrivere, ma è stata la mia mamma adottiva, Loredana, che mi ha spronato a scrivere questo libro, Ah, perché ok. secondo lei era il fatto di aver trovato la mia mamma biologica era l'ultimo pezzo del puzzle che mancava per completare il mio percorso. Fantastico però questa cosa che sia stata La mia mamma la mamma adottiva a adattiva a spingermi, a dirci. motivarmi, mi ha detto: tu Sandra, adesso devi scrivere questa storia perché potrebbe essere utile a tanti ragazzi che come te hanno Certo, non ho subito un vissuto simile. abbandono e sono stati adottati, perché comunque anche il tema dell'adozione, che c'è una parte in cui dedichiamo appunto questo tema di cui si parla poco, quindi
potrebbe essere comunque d'aiuto qualcuno, non Certo, so, qualche assolutamente. famiglia o... Ma E... banalmente quello che mi hai raccontato dei gruppi che esistono, Sì. Sì. io non ne sapevo nulla, quindi è tutto un mondo che sicuramente dà dei punti di ispirazione a chi magari si Esatto. trova in una situazione simile a quella che hai vissuto tu. Esatto. E ad un certo punto, appunto, invece, quindi è stato Mattia invece ad occuparsi di tutta quella parte poi Sì, di abbiamo... pubblicazione, diciamo. Noi abbiamo scritto questo libro a quattro mani, quindi io scrivevo la storia, poi lui cercava di renderlo, come si può dire, Sì, scorribile, esatto, leggibile, leggibile, ok. perché comunque è una storia abbastanza complessa Certo. e basta, poi ci siamo affidati a questa casa editrice che si chiama Porto Sicuro di Milano e da qui poi è nata la stampa e tutto. Ok. E questo libro, tra l'altro, se qualcuno lo volesse acquistare, volesse leggere la tua Lo storia. trova direttamente su Amazon Ok. oppure tramite la casa editrice che è Porto Ok. Sicuro. E adesso invece com'è cambiata? Immagino che ci saranno stati dei cambiamenti, magari non di Sì. quelli epocali, però magari anche sì, non lo so, adesso appunto me lo dirai tu, nella tua vita dopo aver scritto questo libro, cioè dopo aver affrontato questa cosa e poi avere tra le mani oggi un prodotto che è di fatto, Sì. Sì. che è proprio la tua storia. Allora, è stato come liberarsi di un peso che avevo dentro, quindi raccontare certi passaggi della mia vita, della mia infanzia. E, è stato, diciamo, Liberatorio, immagino. liberatorio, sì, Certo. molto, molto, molto liberatorio perché comunque ci sono, avevo molti demoni Certo, immagino. all'interno. Assolutamente. E quindi mi sono liberata, diciamo, Sì, no, mi certo, sono avere la. liberata e ho scritto tutto qui, quindi è solo da Ok. leggere perché non voglio... No, certo, non vogliamo fare troppi No, spoiler a questo libro. esatto. No, è bellissimo il fatto che il libro. Come potrebbe essere, appunto, io ripeto, ti faccio ancora l'esempio dei video perché è un esempio che io conosco un po' di più. Il fatto che un mezzo comunicativo ti dia lo spunto, ti dia la possibilità di esprimere qualcosa che magari uno giustamente non ha voglia di esprimere tutti i giorni, ma soprattutto ti aiuti poi invece ad andare avanti su questa cosa. E invece la tua mamma, quando ha letto, la tua mamma intendo adottiva, quando ha letto il libro, dato che è lei che ti ha spronato a Sì, scriverlo? è stata la prima a leggere le copie, cioè Sì? prima di pubblicarlo, eccetera, volevo avere un suo parere perché io tengo molto al parere dei miei genitori. Mi ha detto, vai, Ok, chi era la sei cosa giusta pronta, da è la cosa fare? giusta da fare, perfetto, Fantastico. potrebbe aiutare. Io pensavo che, in realtà io non voglio che faccia successo, io voglio che aiuti qualcuno che come me ha avuto questa esperienza di vita. E, Certo. tutto qui. È un libro di Assolutamente. formazione. Ok, è fantastica questa cosa, tra l'altro appunto quando ci siamo sentiti, perché appunto ci siamo sentiti diciamo per telefono, sui social e la mia paura era proprio come quando si parlava, ti faccio la carta Sandra, io però non so se sono in grado di parlare di un argomento del genere al mio podcast perché non ne so proprio nulla ed è un argomento comunque molto delicato, mentre invece poi alla fine ci siamo confrontati e ci siamo detti ok. La cosa importante è parlarne con la sincerità che di sicuro ci appartiene e poi il fatto è quello di appunto passare questo messaggio, che è quello che possa essere uno strumento nelle mani di qualcuno che appunto Esatto. ha magari purtroppo avuto un'esperienza simile alla tua. E i tuoi bimbi l'hanno letto il libro? No, no, No. no, no. Cioè, ci sono argomenti abbastanza delicati Cioè, l'immagino, e assolutamente. abbastanza violenti, Certo. quindi diciamo che per il momento non è adatto ai Ok, ragazzini. assolutamente, assolutamente. E invece una domanda che volevo farti è cosa ricordi della Colombia? Tanto mi hai detto che appunto sei stata adottata a 7 anni, Sì. quindi magari ti ricordi invece qualche episodio bello riguardo la Colombia?
Allora, di episodi belli non ne ho visti Ok. quando ero piccola, perché comunque abitavo in una zona che si chiama Florencia, Caquetá, ed è una zona dove c'erano i gruppi guerriglieri, le Farc, quindi c'erano È che era un momento proprio di esatto, scontri. di scontri, e quindi il mio paese era, diciamo, abbastanza po molto povero e violento. Quindi l'unica cosa che ricordo di questo è tutta questa violenza che c'era all'interno del mio paese. Ok, e poi invece come sei arrivata in Italia? Nel senso che i tuoi genitori adottivi è come. Nel senso, ti hanno adottato quando tu sei arrivato in Italia e poi loro ti hanno adottato, oppure è stato il contrario, ti hanno adottato magari attraverso, immagino, un'associazione piuttosto che un ente? Allora, i miei genitori, tramite un'associazione, hanno contattato questo istituto che si chiama Benestar Familiare, che si trova a Bogotà, e è un orfanotrofio, e qui da loro hanno ricevuto una mia fotografia, e siccome volevano adottare, in realtà volevano adottare un bambino, un maschio, perché comunque avevano già una femmina, mia sorella Ilaria, e è arrivata la mia fotografia e mia madre ha detto che si sono innamorati subito e quindi hanno deciso sì, è lei. Di adottare te, Anche se ok. avevo 7 anni, perché solitamente i bambini quando sono già un po' troppo grandi Ok, ci fanno più fatica a essere fanno adottati. più fatica ad essere adottati. Io avevo 7 anni, quindi ero senza speranza. E E invece ti hanno. Non è invece vero, non era vero. i miei Ok. genitori hanno visto la mia foto e basta, hanno detto sì, è lei. E invece una domanda che non so se posso farti, eventualmente, appunto, mi direi di no. Cioè, com'è stato invece quando sei andata nel 2019? Tra l'altro sei andata proprio in quell'anno lì, sei ritornata a Sì, nel trovare. 2019. Ok. Com'è stato invece l'incontro con la tua mamma biologica quando appunto Sì. sei, immagino, prendi l'aereo, parti da Bergamo, Milano, immagino si parte da Sì. Milano, arrivi in Colombia e poi. Allora, quando ho incontrato la mia mamma biologica, sì, ero emozionata, ovviamente, dopo 33 anni, dopo tutti questi anni. Però devo dire la verità. Quando l'ho abbracciata, sì, ero emozionata, però io pensavo alla mia mamma adottiva, perché è lei, la mia mamma, mi ha Ok. cresciuto, e quindi ero contenta di aver conosciuto questa donna che per me era una sconosciuta, ma dall'altra parte io pensavo a Loredana, che era mia Ok. mamma, in tutti gli In effetti. tutto. E è proprio un po' quello che magari dicevi prima, il fatto di andare a. Era proprio un passo da fare, un tassello che era importante andare a mettere su un puzzle e quindi era una cosa che andava fatta, Esatto. assolutamente. E io, tra l'altro, ti ringrazio tantissimo per essere venuto qua stasera e di aver trattato e aver avuto voglia di trattare questo argomento in questo spazio. E vi ricordo, tra l'altro, che questa puntata potete guardarla su YouTube oppure ascoltarla su Spotify. E ripeto, Sandra, grazie ancora tantissimo per essere stata Grazie a te. qui. E vi ricordo invece che, tra l'altro, il libro di Sandra potete andarlo comprare o su Amazon oppure all'interno del sito della casa editrice Porto Seguro. E vi lasciamo poi tutti i link qua sotto in descrizione della puntata e ci vediamo invece nella prossima puntata di Umano. Grazie, Grazie, grazie grazie a te. ancora.